Ciao e benvenuti al nostro solito video del lunedì, che oggi esce un po' in ritardo perché ho avuto dei leggerissimi problemi tecnici, ma siamo qua per guardare tutte le uscite della settimana che ci aspettano in fumetteria. Quindi diamoci dentro e vediamo immediatamente cosa esce, iniziando come sempre da Panini, perché lo sapete. E questa settimana iniziamo dai manga, quindi con Karukaya, scusate non lo so leggere, Le case degli spiriti, 12,90€ per un volume di 384 pagine in formato 11,5x17,5, che credo sia il formato standard tankobon, per un fumetto di Fuyumi Ono ai testi e Kazue Kato ai disegni, Kazue Kato quella di Blue Exorcist. Fondamentalmente un'antologia di racconti, potrebbe essere anche interessante, bianco e nero o colori. Tra l'altro, guardate la cosa bizzarra, sotto abbiamo anche un po' di preview messa da Panini con varie tavole, è anche ingrandibile, ma può essere una cosa interessante, probabilmente da dargli un'occhiata perché magari le storie sono piacevoli. Vediamo un po' come va e se mi viene voglia di comprarlo o meno una volta che ce lo avrò sotto mano. Poi abbiamo Sanda, nuovo manga dell'autrice di Beastars, ovvero Paru Itagaki, 208 pagine, costa 7,50€. Ora questa in teoria è la cover regular che dovremmo trovare nell'edizione Panini, ma questa ovviamente non è quella Panini perché non c'era. Però esiste anche la versione Variant che costa 40 centesimi in più, e però non ce l'ho sott'occhio. In più nella prima tiratura ci sarà anche una cartolina in omaggio, ci porta nel futuro, al 2080, problemi climatici, e c'è, non lo so, la trama non l'ho capita, ve ne parliamo meglio quando esce, tanto questo lo compro sicuramente, mi piace l'Itagaki, quindi lo leggiamo. Poi, forse un pochino meno interessante, giusto un ciccinino, il romanzo del film di Jujutsu Kaisen, Zero. Boh, non so perché qualcuno dovrebbe voler leggere il romanzo tratto dal film, tratto dal fumetto, però se qualcuno c'è, esce, costa 13€ per zero pagine, come c'è scritto qua per Panini, testi di Hiroshi Seiko, ispirato ovviamente al manga di Gege Akutami. Boh. E gli altri manga in uscita, abbiamo una Mai, Ziki, Zappa, qualcosa che è sfacciato, 20, City Hunter 3, Rebirth 13, Tenkan e Casa una Spada 13, bella copertina come sempre, Other Side Picnic, Mayo Miro 16, molto molto carino, KX Yaku, The Witch and the Beast 8, Yasha 9, 6, pardon, Yawara 5, Noblesse 4, Ennead 3, sembra che facciamo il countdown, 6, 5, 4, 3, e poi Blue Exorcist 29 che torna dopo un bel po' di tempo, direi così a memoria, tra l'altro non mi ricordo quali ho letto e quali no. Dovrei verificarlo. Vabbè. Passiamo ora a DC Comics. Per DC Comics esordisce l'attesissima serie di Wonder Woman scritta da Tom King, fortunatamente ancora in spillato, disegni di Daniel Sampere. Questa è la versione regular, 32 pagine, 3€ standard, ma c'è anche la variant, questa qua. Ma lo sapete che sono un pelato che si informa, e quindi la variant è questa qua di Jim Lee, trovata sul sito di Panini, che voglio dire, se ce l'avete qua potreste metterla anche sul sito, e invece no, la variant costa 5€. Non sono ancora convinto se comprare questa o prendere banalmente la regular, vediamo cosa trovo in fumetteria, ci penso, devo vedere un attimino com'è la variant dal vivo per scegliere. Comunque dovrebbe essere piuttosto interessante, perché alla fine la nuova serie di Wonder Woman, Tom King grande autore, vediamo un po'. Poi abbiamo una DC Black Label Complete Collection, quella di Superman gli ultimi giorni di Lex Luthor, di Brian Hitch e Mark Waid, 160 pagine, formato quello un po' quadrato, 21,6x27,7, dovrebbe essere interessante, fuori continuity, grandi autori, appunto Mark Waid e Brian Hitch, interessante, sicuramente anche questa da dargli un'occhiata, magari non la comprerò subito, ma prima o poi la recupero, magari ai prossimi sconti, così. E questa è la copertina, nel caso ve lo chiedeste dovrebbe essere così anche quella italiana, presumo, ma sul sito non c'è. Poi abbiamo il DC Elseworlds di Batman 1, se siete interessati alle storie alternative dedicate a Batman, quindi ambientate non nella continuity ufficiale e molto molto varie e diverse, questa può essere un bel volume, anche perché costa 46€, ma per ben 536 pagine, quindi un buon rapporto prezzo pagine, ovviamente per i tempi che corrono. All'interno un bel po' di speciali dedicati appunto a queste varie versioni di Batman, interessante alla fine. Sinceramente prima di comprarlo controllerei quali ho letto, quali no, non credo moltissime, però magari prima o poi anche questo da recuperare lo metto lì nella mia lista, ma ci devo pensare un attimo. Poi abbiamo Cyborg, Le colpe dei padri, un DC special brossurato, 15€ per 144 pagine con la miniserie di 6 numeri dedicata a Cyborg di Sean Damien Hill, Morgan Hampton e Tom Rainey.
Ora, se siete appassionati del personaggio di Cyborg, magari vale la pena dargli un'occhiata. Io sinceramente non sono così interessato, però ci potrebbe anche stare. Abbiamo poi Nightmare Country 2, La Casa di Vetro, del Sandman Universe Collection. Continua questo rilancio dell'universo sandmaniano con il Corinzio di nuovo libero di vagare nel mondo degli uomini che ha messo gli occhi sulla Silicon Valley. Testi di James Tynion IV, interessanti, disegni di Lisandro Escher. Potrebbe anche essere un bel volume, ma non la sto seguendo purtroppo queste serie collegate, per cui vedremo, magari prima o poi ci facciamo un pensiero. Dopodiché abbiamo un bel cartonato di Batman dedicato a Batman The Brave and the Bold 1, però capiamoci, questa è fondamentalmente una miniserie perché The Brave and the Bold è un antologico con vari racconti all'interno. Queste sono le storie scritte da Tom King e Mitch Gerrits, quindi è un volume fondamentalmente autoconclusivo. Se volete leggerlo potete comprare solo questo ed eventualmente poi se vi interesseranno i seguenti volumi di The Brave and the Bold, di cui spero non ci sia il numero in costina, si possono recuperare a seconda di chi le scrive. E alla fine è una cosa interessante, sono 112 pagine a 18 euro, non proprio il miglior rapporto prezzo-pagine, ma vabbè, succede sempre così. Con i volumi piccoli ci può stare alla fine da tenere d'occhio. Poi abbiamo la riproposta di New Teen Titans di Wolfman e Perez, con il volume 11, La fine di un'era, storia di fine anni 80. 272 pagine a 30 euro. Se avete seguito ovviamente questa ristampona ci sta, altrimenti ovviamente lasciate perdere, ma interessanti comunque come storie. Abbiamo poi il volume solista di Nightwing, il sesto, Rivolta Infernale, sempre di Tom Taylor con Bruno Redondo, Travis Moore, C.S. Pacat e altri. 176 pagine a 17 euro, brossurato, con i numeri dal 101 al 105 della serie del 2016. Interessanti, non li ho tutti, sinceramente sono un po' indietro nella lettura, per cui li sto recuperando pian pianino, però magari mi recupererò anche questo quando ci arriverò, e vi ho cercato anche la copertina che dovrebbe essere questa qua. In teoria abbiamo anche i Titans come protagonisti secondari. Poi c'è Lucifer, la serie originale degli anni 90, con il nono volume Crocevia. In realtà anni 2000, ma fa niente, più o meno. Sono i numeri dal 55 al 61 di Mike Carey, Ryan Kelly, Peter Gross e Mark Hemphill. Volume assolutamente consigliato perché trovo Sandman una gran bella serie. Pardon, Lucifer, lapsus. Gran bella serie da leggere tutta ad un fiato, possibilmente. E abbiamo concluso con DC. Vi segnalo giusto se vi interessa che esce anche l'integrale di Lanterna Verde e il nuovo numero di Batman, il 91. Passando a Panini, è l'esordio finalmente di Ultimate Spider-Man 1 a concentrare tutte le attenzioni questa settimana. Questa è la versione regular che costa 5 euro per 48 pagine. Jonathan Hickman ai testi, Checchetto ai disegni per questa nuova versione di Spider-Man, ma c'è anche ovviamente la versione variant doppio PVC, sul sito già esaurita in teoria. Costa 10 euro, c'è quel leggerissimo problemino delle dita che si vedono sotto la copertina. Io trovo che Panini avrebbe facilmente risolto la cosa rendendo non trasparente la parte che copriva le dita nella cover PVC, ma evidentemente era un lavoro troppo complesso e hanno preferito non farlo. E in questo modo, se voi la guardate chiusa, si vedono benissimo le dita della prima cover che spuntano sulla seconda e sulla terza. Vabbè, contento Panini, contenti tutti, forse meno chi se la compra. Poi abbiamo anche però l'esordio del nuovo Captain America scritto da Michael Straczynski con i disegni di Jesus Saiz. Sono curioso di leggerlo, vedremo un po' com'è. Anche questo è disponibile sia nella versione regular a 3 euro che nella versione variant, che ne costa invece 10 perché in regalo c'è anche il portachiavi scudo di Captain America, che però non sappiamo com'è perché non abbiamo un'immagine, però abbiamo l'immagine della copertina variant di Miller. Diciamo che dal mio punto di vista non è proprio la miglior variant possibile, non sono un gran fan di queste illustrazioni recenti di Miller, però se siete super fan e vi piacciono, ci può stare, diciamo. Poi, sempre a tema Capitan America, arriva anche Captain America Simbolo della Verità 1, che sono le storie di Sam Wilson nei panni di Cap con le ali, una serie che non mi è piaciuta molto, sinceramente. Di Toshio Nebuchi insieme a Matteo De Iulis, Ze Carlos, Rebi Silva e altri. 152 pagine a 20 euro. Ovviamente se avete già Capitan America Zero sull'altro cartonato lo trovate anche qua perché era un lancio singolo per entrambe le serie. Non ha molto senso questa cosa, ma così è. E non consigliato, ma ci sta se volete leggervi le avventure di Falcon, se siete fan, 20 euro per 152 pagine, abbiamo detto. Poi, passando oltre, gli altri fumetti, no, abbiamo sempre Marvel, scusate, e Spider-Man sull'integrale esce anche col 38, la serie regolare di Amazing, e basta, fondamentalmente. Poi, Panini Comics, Star Wars Darth Vader Black, White and Red, volume assolutamente interessantissimo, 24 euro,
per 136 pagine, solito formato gigante, 23x4x33, brossolato all'olandese. Tantissimi gli autori coinvolti, qui vengono nominati Alessandro Vitti, Jason Aaron, Peach Momoko, Leonard Kirk, ma anche Daniel Warren Johnson e molti altri. Ovviamente sono racconti singoli ed è un volume interessante, se siete fan di Darth Vader io lo compro questo al 100%, se lo trovo in fumetteria me lo compro subito, se no me lo ordino. Poi abbiamo Dungeons and Dragons Ravenloft, l'orfana di Agony Isle, 16 euro per 96 pagine, non proprio il massimo, di Casey Gilly e Zo Quinn, è comunque meglio di 104x18, potremmo dire. Ovviamente se siete fan dell'ambientazione Ravenloft di Dungeons and Dragons potrebbe essere un fumetto interessante, sinceramente non ho idea nello specifico, però magari dagli un'occhiata se siete fan del genere. E poi per Panini Comics esce anche l'Alta Repubblica 3, se siete fan e state seguendo la serie. Quindi passiamo a Bonelli, un sacco di uscitine interessanti anche per Bonelli. Abbiamo intanto Vanna Vinci con Viaggio Notturno, La Bambina, un volume cartonato in formato 22x29, 72 pagine. Leggevo cose di Vanna Vinci anni e anni fa, molto tempo che non la vedo, però potrebbe essere anche un volume carino. Anche qua, da dargli un'occhiata, tra l'altro è il secondo volume in realtà della serie, se avete letto il primo ovviamente c'è da recuperare il secondo adesso. Poi abbiamo L'esordio di Dust, La caduta di Londra, fumetto scritto da Lights Chris, o meglio Chris Lights, disegnato da Davide Fabbri, Luca Bulgheroni, Giulia Fabbri e Domenico Nezzi. In una Londra distopica, la popolazione vive sotto assedio e un caotico manipolo di bizzarri eroi combatte per ricordare ai londinesi a chi davvero appartiene la città. Probabilmente interessante, devo dire che se lo trovo da qualche parte o se lo vedo da qualche parte magari un pensiero ce lo faccio. Vediamo un po'. Ambientazione particolare, abbiamo anche jetpack avanzati. Strano, ma curioso. Poi abbiamo Dylan Dog, ovviamente, siamo a fine mese, esce il 451, Terra Funesta, scritto da Dario Sicchio e disegnato da Riccardo Torti. Disegni interessanti, devo dire, vedremo, questo sicuramente lo acquisto perché Dylan si compra sempre. E poi vi segnalo l'arrivo di Nero con il volume 6, Jihad, questa è la versione regular di Mammucari, Matteo e Emiliano, con i disegni di Matteo Cremona. E questa poi invece è la versione variant con la copertina diversa. Passando a Star Comics invece abbiamo intanto l'esordio di Pink Earth Gem con la Deluxe Box che costa $19,90 e contiene oltre al fumetto nei suoi due volumi anche vari extra. La cosa un po' stramba è che purtroppo è ritardata la versione normale e quindi questa la troveremo più avanti in fumetteria. Intanto esce la Deluxe, per cui nel caso vogliate questa recuperatela, se volete una versione che costa un po' meno aspettate qualche settimana, non ho controllato in realtà quando arriva. Poi abbiamo il ritorno di Kaido Kid con la Threshold Edition 1, fondamentalmente è un tankobon con sovraccoperta, carino, 6,50€ per 208 pagine, devo dire che sono curioso di provarlo, Kaido Kid non l'ho mai letto, credo, e quindi penso che raccoglierò questa nuova edizione con piacere. Il personaggio è il mago, appunto, che va spesso a collidere con Conan, l'autore ovviamente è lo stesso Gosho Aoyama. Poi abbiamo altre cosine in uscita, abbiamo Silent Affection, Area the Masterpiece, Era destino che ti incontrassi, Finché morte non ci separi, IQ Club, Rurouni Kenshin, La Perfect, Sanpei con il decimo volume, Tower of God e il secondo di X6 Cruci 6. Ok. Passando quindi a J-Pop, abbiamo un po' di uscite, un bel po'. In realtà c'è Eugen X con il 7, Rosengarten Saga con il 2, Gaku con il 5, My Shadowlands Wasted con il 6, il primo volume di Polaris Will Never Be Gone, anche se è già uscito il cofanetto completo, qualificati 10. E poi Miss Kobayashi, Dragon's Maid, Raid Zero e Remnant, il fantastico Omega Verse. Olè. Per quanto riguarda invece Ikari, abbiamo un po' di uscitine in teoria in questa settimana. Arriverà l'ottavo volume del professor Munakata, il sesto di Mother Parasite e il secondo e ultimo di Giorni dell'Allegria di Nobuharu Okuda. Poi abbiamo anche Magic Press, dove arriva Le due facce di Tamon, di cui sinceramente non so nulla, ma anche un fumetto sporcelloso di Stunts. Ok. Quindi andiamo a parlare di Salda Press, che ci porta Godzilla Xunt Dracones di Frank Thierry, disegnato da Miranda Inaki. Fumettone che ci porta fondamentalmente nel Medioevo, da quello che ho capito, nel XVI secolo, che poi non è più Medioevo in realtà, dove il leggendario ammiraglio Francis Drake sta per scoprire a sue spese che effettivamente l'Xun Draconic sulle mappe potrebbe essere più realistico di quanto non si pensi, e troverà tipo l'isola dei mostri e se la dovrà vedere anche con Godzilla, che pensavo fosse nato nelle esplosioni nucleari, però evidentemente no. Figo, 15,90€. Brossurato da provare sicuramente. E poi abbiamo invece Bao,
con La stagione delle piogge, un volume di 24 euro di Keom-suk Genri Kim, fumettone coreano sul fatto di adottare un cane, anche perché in Corea questa cosa è abbastanza particolare, visto che fino a poco tempo fa i cani li mangiavano. È un fumetto molto molto strano, visivamente interessante, potrebbe essere una gran bella lettura da provare, probabilmente anche questo. Se fateci un pensiero, se vi piace questo stile, costa 24 euro per 240 pagine in bianco e nero. E bene, direi che con questo abbiamo concluso. Io intanto vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Ovviamente fatemi sapere voi cosa vendete ad acquistare, cosa avete già comprato nel caso, se mi sono scordato qualcosa di fondamentale che sapete che esce questa settimana, segnatelo nei commenti, così diamo una mano a chi deve ancora acquistare, tipo me. Ovviamente vi ricordo rapidamente i miei social, mi trovate live tutti i giorni su Twitch, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. Secondo canale YouTube Cantina Pelata, ricarico le live. Poi sono su Telegram con il gruppo in cui parlano i fumetti, il canale con le notifiche, il canale con le offerte. Tutti gli altri social, Instagram, TikTok, Facebook e più che ne ha più ne metta. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!